Allora, Young Pavarotti e Tauro Boy era, a dire il vero, era Merenda, ovvero il mio primo nickname, mezzo, diciamo, da rapper. Perché noi abbiamo iniziato, eravamo tutti e tre in classe insieme al liceo, ricordiamo al liceo Virgilio, che diciamo ha formato molti rapper a Roma. E, bah, un po' come tutti abbiamo iniziato proprio nei corridoi, diciamo, non eravamo proprio un gruppo, però eravamo sempre io, Ardu, Max e altri 3-4 di classe nostra, ci mettevamo in corridoio. Diciamo, ogni ricreazione era un momento buono per allenarci, un po' così. Poi, diciamo, di mio non avevo in mente, non avevo ancora in mente di fare un gruppo, di diventare qualcosa in particolare, era più allenamento finché non riusciamo ad avere qualcosa che davvero, diciamo, ok, siamo noi. Quindi, diciamo, in generale ero, boh, merendero, Young Merenda, mi chiamano lo zio in molti modi, ma era più proprio solo rap freestyle per dimostrare che eri il più forte, niente di che. Diciamo, da noi era un po' cosa che facevano tutti, cioè era più proprio della nostra generazione. E lo facevamo un po', diciamo così, era puro, cioè come c'era gente che faceva i graffiti, gente che c'era il gruppo rock, noi facevamo sempre freestyle alle scalette. Poi finché non c'avevo il microfono era proprio, capito, a perdere tempo. Una volta che poi Ardu si è comprato, cioè che cioè, gli è stato regalato il microfono, ancora mi ricordo, il regalo di suo zio, là siamo impazziti tutti, siamo andati in cameretta, abbiamo detto ok, si fa sul serio, abbiamo il microfono, e da là è stato tutto registrare, registrare. Allora, insieme insieme, diciamo, noi appena finito, abbiamo appena finito il liceo, io e Arduino siamo andati a vivere in Olanda. Abbiamo fatto un'esperienza di 2 anni cercando di, cioè c'eravamo all'inizio iscritti all'università, poi abbiamo lasciato per il rap, appunto. E all'inizio, appunto, non eravamo proprio un gruppo, eravamo, diciamo, la Tauro Gang, eravamo noi tre più Giorgio, tutti i fenomeni, e un altro nostro amico Enea. E però era più, diciamo, eravamo parte di una gang, eravamo in quattro, ma non facevamo musica per forza in gruppo. Era più, ci mandavamo magari su WhatsApp tutti i singoli, registrazioni, freestyle, qualsiasi cosa. Era un gruppo, diciamo, d'insieme, ma era ognuno, cioè appunto ero appena diventato Young Pava e facevo Young Pava, Prince era Prince e Max era Max. E poi, diciamo, in Olanda abbiamo iniziato gli Arduino, ovviamente vivendo in casa insieme, a fare un lavoro un po' più di coppia e ci mandavamo le cose con Max e gli altri a Roma. E diciamo pian piano si è andato sempre più a solidificare questo trio, una volta proprio che ci mandavamo canzoni e che ci veniva a vicenda, diciamo, ah, ho sentito quella di Ardo, allora ci faccio un pezzo, gli faccio il featuring, gli faccio il pezzo sopra, così colà. Poi a provare abbiamo visto che, cioè, sentivo Ardo spaccava, Max sentiva me spaccava, diceva ok, facciamola tutta insieme, ne abbiamo fatte parecchie. E poi è nato, abbiamo detto ok, facciamo noi tre e rimaniamo come un gruppo. Allora, l'approccio per me, ma anche per gli altri, per Papa e Prince al rap, è avvenuto principalmente a scuola. Cioè, per me in realtà, alle elementari con mio fratello, che è più grande di me, mi ricordo che mi faceva sentire da piccolissimo il Truce Clan, i Club Dogo e così via. E quindi abbiamo sempre ascoltato rap per vie traverse, diciamo. Poi invece l'approccio attivo al rap, quindi nel momento in cui ci siamo detti che iniziamo a fare anche noi questo tipo di musica, è avvenuto più consapevolmente al liceo. Cioè facevamo freestyle a ricreazione al muretto del cortile di scuola nostra, che era il Virgilio. Ci mettevamo con le bose tutti in cerchio a fare freestyle a turno, oppure mini battle di freestyle durante le occupazioni. Era proprio, dedicavamo tantissimo tempo al freestyle. All'inizio erano tutti penosi, poi pian piano miglioravamo e anche magari sì, ci ha aiutato un po' questo, prenderla proprio come gioco e è diventato sempre più presente nelle nostre giornate, nel nostro tempo libero e poi è diventato ok, mettiamoci un po' più seriamente, vediamo invece se proviamo a scrivere, se ci diamo più tempo, come cosa esce fuori. Le mie influenze più grandi sono sicuramente, per il mondo, per quanto riguarda il mondo rap, sono Yung Lean o comunque i Sad Boys in generale. E poi in un secondo momento è stato per me fondamentale anche Lil Peep. Mi ha influenzato molto nel tipo di approccio, poi non nel fare emo rap, in un certo senso che per me non vuol dire nulla. Però comunque, diciamo, per quanto riguarda il rap, vedo questi due personaggi principalmente.
però le mie influenze poi sono altre, cioè ascolto veramente tantissimo indie, ascolto rock, ascolto anche musica che non c'entra assolutamente nulla e che paradossalmente mi influenza molto di più degli ascolti rap che faccio. E io sono tra i pro e i contro di condividere un progetto in tre. Comunque in un primo approccio ti aiuta molto, perché magari appunto hai mille idee contrastanti tra di loro e relazionarti con altre due persone con le loro idee fanno sì che devi scendere a compromessi, quindi si fa un po' un labor limer generale e si opta per una direzione che sia condivisa, quindi ti aiuta anche un po' a scremare, soprattutto a me che veramente vorrei spaziare una traccia, farla in un modo, quella dopo in un modo completamente diverso. Mi ha aiutato molto avere anche loro due con cui relazionarmi. Prima di diventare Prince volevo diventarlo, ecco, perché quando ci siamo messi a fare musica con i ragazzi volevamo semplicemente interpretare la cosa a modo nostro, un po' come fanno tutti, però se vedi quelli più grandi di te, era un periodo strano. Noi quando ci siamo avvicinati al rap era 2013-2014, quindi era magari la fine dell'era dei Club Dogo, il rap stava cambiando, primi esperimenti trap da qualcuno, per cui vedevamo delle novità. E cioè capivamo che il rap stava passando dalla strada a internet ed è lì che abbiamo iniziato a fare musica, ecco. Quindi io mi sono sentito, prima di diventare Prince, ecco, io mi sentivo molto rock, hard rock oppure anche pop, sentivo un po' tutto, ecco. Il rap mi ci sono avvicinato con Fabri Fibra a 9 anni, mi ricordo che mi feci comprare da mia madre Tradimento in autogrill, e lì Fabri Fibra, vabbè, mi ha insegnato proprio le cose, cioè le parolacce banalmente, cioè storie di puttane, depressione, insomma chi più ne ha più ne metta. Allora, ho iniziato prima con Pava ad ascoltarmi molto i Club Dogo verso i 13-14, e niente, lì ci facevano sognare, volevamo diventare anche noi rapper, cioè non so come dire, come tutti volevamo diventare dei rapper anche noi. E poi negli anni abbiamo capito cos'è che potevamo dire noi in quanto rapper. Abbiamo trovato il nostro stile. Prima noi all'inizio facevamo freestyle, quindi non è che scrivevamo cose, testi complessi, partivamo con i freestyle a scuola, metti. Verso i 16 abbiamo iniziato a registrare col telefono, mandandoci su WhatsApp delle registrazioni, col metti il beat sul computer. Quindi sentivi solo le parole un po' gracchianti, quindi a un certo punto, quando abbiamo capito che potevamo dire delle cose fighe, abbiamo iniziato a scrivere i testi, però prima di uscire proprio con le tracce è passato un po' di tempo. Cioè, la prima traccia è uscita nel 2016, ecco, quindi era un po' che ci provavamo o che volevamo, ecco, uscire. Noi abbiamo iniziato a registrare le prime tracce pulite, ecco, con un mix fatto da un'altra persona, con Car Brave nel suo piccolo studio di Roma. E insomma, registriamo una traccia, arriva il loro concerto, questa era fine 2016, suonavano a testacce e ci chiedono di suonare, di aprire il concerto. E quel pomeriggio abbiamo deciso di pubblicare su YouTube Pegaso. E quindi niente, il fatto che dovevamo suonare live per la prima volta, diciamo che lì ci siamo sentiti pronti. Quindi lì è arrivata la chiamata, ecco. Come primo tour devo dire assolutamente fantastico. Sinceramente nessuno di noi si aspettava, siamo riusciti a chiudere appunto poi 18 date in tutta Italia, quindi eravamo tutti un po' all'inizio esterrefatti, cioè non credevamo che in ogni città avessimo appunto, diciamo, una fan base o gente che ci seguiva così. Però è stato invece poi la cosa che ci fa, diciamo, andare avanti e fare questa musica appunto con molto piacere, e vedere che arrivi alla gente proprio in una maniera in cui ti affezionano molto, quindi anche se magari ci stanno 200 persone, ma se 200 persone sono lì per te, poi diciamo è l'adrenalina che ti fa dire beh, allora io lo faccio ancora più volentieri, c'è un riscontro, diciamo, vero, umano, che è poi quella cosa che secondo me è quella più gratificante alla fine. Avendo fatto il primo tour stiamo iniziando appunto a preparare un live sempre più serio, però già queste 18 date, diciamo dalla prima all'ultima, abbiamo già tra di noi ovviamente notato un cambiamento netto, avendo fatto anche, diciamo, un po' di allenamento, prove, controprove,
diciamo piano piano riusciamo a costruire un live sempre più serio. Abbiamo cambiato in un certo senso l'approccio, il nostro metodo di lavoro. Cioè fino ad Alpha Centauri era molto casuale, nel senso si faceva musica per sperimentarci e quindi magari spesso si iniziava anche appunto autonomamente, io sceglievo una base che mi piaceva, iniziavo a scriverci sopra o così facevano gli altri due, poi ci passavamo i progetti e quindi i primi due progetti usciti, i primi due Tauro Tape erano realmente una raccolta di canzoni che pensavamo in maniera completa diversa l'una dall'altra. Invece con Alpha Centauri l'approccio è stato diverso. Abbiamo comunque preso consapevolezza di noi. Abbiamo detto ok, noi abbiamo fatto un tour di 20 date, abbiamo creato in un certo senso un movimento, abbiamo influenzato artisti più piccoli e magari anche più grandi di noi. Wow, adesso noi lo sappiamo, dimostriamo a tutti che possiamo farla, smettiamo in un certo senso di avere quell'approccio più ingenuo che avevamo fino ad oggi. Abbiamo preso consapevolezza di noi e ci siamo messi in studio con l'intento di dare una vera voce al progetto Tauro Boys. Infatti siamo sempre in tre sulla traccia. Il progetto si chiama Alpha Centauri perché è un sistema stellare che appare come stella unica, ma in realtà è composto da tre stelle. E quindi l'approccio a questo disco è stato diverso, più consapevole e più maturo rispetto a prima. Ah, il tape presenta Fittin innanzitutto, che nel caso non abbiamo mai fatto, noi abbiamo sempre fatto tracce solo con Giorgio, amico nostro, tutti i fenomeni. Quest'anno ci siamo aperti ai feat, uno con Arturo, vabbè, che conosciamo da un po', con Marcus Nopiem, che è diventato nostro amico, ci abbiamo fatto una traccia, Ready for War. L'approccio in studio è stato diverso, sì, nel senso che siamo tornati sulle tracce più volte, cose che prima magari facevamo di meno, ecco, erano un po' più istantanee. Mentre adesso, quando tornavamo a registrare un'altra, quando andavamo a registrarne una nuova, tornavamo sull'altra per modificarla, metti. Abbiamo raccolto beat da diversi producer, quindi sì, spazia molto di sonorità, anche più degli altri volendo. Stavamo andando a Pisa, se non sbaglio, a suonare e niente, abbiamo fatto il cambio con regionale, mi sono messo a fare sto beat, e a un certo punto dovevamo mandare il master a Zangirolami, grande Marco che saluto, dovevo mandargli le separate del beat. Non trovavo il beat, avevo perso il progetto, per cui gli ho chiesto se potevo mandargli una traccia unica con l'export che avevo fatto, mi ha detto di no e quindi l'ho rifatto da zero e l'ho fatto uguale identico, se non per una traccia di flauto che però ho cambiato con dei cori angelici e lì è stato il momento in cui mi sono reso conto che avrei dovuto sempre metterci, no, una vera hit. Poi ci ho aggiunto dei laserini, insomma, che rendono tutto un po' più strano, ecco, perché i cori sono un po' da chiesa, poi ci sono dei laser futuristici. Non so, mi piacciono questi tipi di beat crossover. Io non faccio beat da molto tempo, conosco i miei gusti, so quello che mi piace. Ecco, magari ho orecchio, per cui ti posso dire se una cosa mi piace o non mi piace. Per esempio in quella con Close e Peppe io ho scritto la linea di basso, la batteria l'ha fatta Peppe e i synth li ha fatti Close. Insomma è stato un beat che è uscito in un quarto d'ora in realtà. Cioè stavamo a casa nostra prima di cena, abbiamo fatto sto beat. Guarda, dipende molto. Però sì, io ho sicuramente dei suoni che mi piacciono più di altri, certe sonorità su cui vorrei, ecco, cimentarmi di più in futuro. Niente, Close mi capisce molto, stiamo facendo dei beat figli ultimamente. Allora, i miei ultimi tre ascolti sono Polo G, K-Lot, che ha fatto uscire l'album da poco, Lil Kid e poi un altro che si chiama, sono tutti rapper americani d'Atlanta, si chiama Rilo Rodriguez. Ah, le pagine che più seguo, questa è una bella domanda, vediamo. Allora, io seguo molto Bleacher Report, che è una pagina americana di sport, che ti fa, diciamo, dei resumé un po' di tutto, dall'MMA al basket.
che io seguo ma in modo molto amatoriale, nel senso non è che sto sempre, non avendo la TV me lo guardo un po' in streaming così al computer. E beh, poi altre pagine sono sono Sportwatch, sono pagine di orologi da sport che io seguo, ma non è che sono molto interessanti. Poi per il resto, diciamo, lo uso un po' più, lo uso un po' più, diciamo, uso personale per il mio profilo, ma poi non è che sto sempre a, a seguire troppo Instagram ultimamente. Beh, l'ultimo rapper che ho sentito si chiama Tauro Boy Prince e gli ho detto di venire qua puntualmente perché sennò arriva in ritardo. Devo dire sì, per ora noi abbiamo ancora un rapporto, almeno personalmente, un rapporto di rapper stretti nella cerchia di amici. Allora, Drax di Lil Aaron, Sangue in Paradise di Lil Uzi e Corazon Morado di Sfera Elettra. Allora, Me Love Me A Lot, questa tipa che spacca, è una gran figa, ma spacca anche tanto nella sua gestione Instagram. Lil Paradise con due finali. E a me piace molto il profilo di Young Lin, proprio come lo cura, come spacca. Ho scritto sulla chat di Tauro che avevo sbagliato il civico e non riuscivo ad arrivare qua, quindi ho scritto a tutti gli altri due per sapere dove fossero. Allora, l'ultimo ascolto è stato Mother Tongue di Qualiatic, del suo EP Discarnate. Questa, lei è una ragazza molto brava. Vi faccio sentire 10 secondi. Sì, non si sentirà molto, credo. Beh, l'adoro. Ok, poi ho Lil Kid. È uscito il suo disco un pochi giorni fa, Long Live Mexico, e mi sono sentito Rockstar con Nav. E poi il terzo ascolto è Varg, Perfect Violation. Varg è un produttore svedese, fa dark ambient e in generale sì, techno sperimentale, chiamiamolo. Flufflord, sì, che è un artista croata. E poi ve la linko, ve la farò vedere. E il secondo è Heart Smith, che è una tatuatrice di Shanghai, che fa questi pupazzetti colorati, sembrano dei coniglietti giapponesi, corona con stelline e altri segnetti molto carini. E il terzo è Vitaly Bulgarov, che è un concept designer. È un designer, disegna robot fondamentalmente. E armature, armi futuristiche, vende i suoi lavori a videogiochi e altri progetti futuristici. Tutti i fenomeni, mi ha scritto stamattina. Con Close abbiamo iniziato a collaborare ormai quasi 2 anni fa, due anni fa comunque. Ed è stata una figura che ci è servita molto per dare unità e comunque per poter portare avanti i nostri vari progetti. Nei primi due tape, erano sempre curati da lui, cioè erano totalmente curati da lui. E quindi era una voce fuori dal trio anche per poter definire, cioè ci poteva, era insomma una voce in più che poteva darci una mano anche nella direzione da prendere, per quanto poi, ripeto, l'approccio dei tape era più diretto in un certo senso. In Alpha Centauri invece ci siamo voluti aprire un po' di più, quindi abbiamo fatto per la prima volta collaborazioni esterne con altri rapper, con altri artisti, e ci siamo confrontati anche con altri produttori. Quindi Close Listen è stato utile in questo, nel dare una continuità comunque al tutto. Essendo stato già presente nei primi due tape, sicuramente sapeva già seguirci, sapeva già qual era il nostro approccio, il nostro modo di lavorare ai pezzi nuovi. Era sempre una presenza comunque con noi in studio, quindi anche nel momento di mixaggio sapeva dove mettere le mani. Magari ricominciare tutto con un produttore che hai conosciuto solo per fare musica
sarebbe stato un po' più complesso. Comunque con Close Listen era, che già ci conosceva da tempo, ci ha saputo dare una mano. Sì, la figura femminile è fondamentale comunque nelle nostre tracce. Cioè, oggettivamente c'è sempre un lei o un baby o una ragazza che invece ti ha fatto male e che non è sempre, cioè non è sempre la stessa e non è sempre una ragazza. Magari lei è anche figurativo per una situazione o per una condizione che stai vivendo, in un certo senso. Sicuramente in molte tracce si sente la presenza femminile, è reale, una lei che ci ha condizionato in un momento della nostra vita. Io personalmente la vivo anche un po' come un distacco rispetto al rap canonico, in cui vigeva la regola del maschilismo, del tipo è scopato e basta, e era l'uomo che aveva la meglio sulla donna, in un certo senso. Mi piaceva invece l'idea che no, invece è la donna che ti ha spezzato il cuore, che ti ha fatto fare un disco. Un po' la vedo così. Noi come gruppo abbiamo degli obiettivi, non sono, diciamo, obiettivi in termini di streaming o view, non è che ci siamo prefissi di fare tot milioni di streaming o qualcosa del genere. Già adesso, diciamo, avendo fatto uscire due singoli del nuovo album, abbiamo già visto una crescita rispetto all'album di prima e quindi siamo già contenti per questo. Ovviamente non ci poniamo limiti, noi vogliamo diventare comunque un giorno anche, diciamo, il gruppo più forte e più affermato d'Italia, quindi non badiamo per ora troppo ai numeri, anche perché non è che abbiamo questi numeri così esagerati, quindi pensiamo più a definirci come gruppo, come entità, anche a livello musicale, poi anche come personaggi, diciamo, in tutto. Penso che sia prima più importante, soprattutto quando è un gruppo, cercare di capire il prodotto che vuoi vendere. Poi una volta che sei definito, certo devi vedere cosa vendi e quanto lo vendi, e poi in caso cercare magari di migliorarti. Il prodotto Tauro Boys io lo vedo come un prodotto, diciamo, molto variegato, lo vedo come una, diciamo, voglio dire la nuova wave, perché ormai appunto si parla solo di nuove wave, come se ci fossero tutte queste wave ogni giorno, ma noi ormai sono 2-3 anni che abbiamo fatto, cioè, diciamo, noi tre insieme diamo vita a uno stile che non saprei neanche definirtelo, diciamo, come stile, se è più pop, se è più indie, se è più hip hop o trap. Però appunto è qualcosa che penso che in Italia facciamo solo noi, essendo noi tre già tra di noi differenti, quindi anche solo questo è già difficile dire noi siamo questa roba qui. Con Said, io stavo pure alle elementari con lui, poi ci siamo ritrovati anche al liceo, quindi diciamo di zona a Roma ci siamo sempre visti, non ti dico frequentati perché lui è 94, era un po' più grande di noi, quindi stava sempre appunto con i più grandi. Però c'è sempre stato quel rapporto di, essendoci sempre stati appunto ragazzi della stessa zona, stesso quartiere, frequentando le stesse scuole, è sempre stato un rispetto reciproco. Poi appunto io appunto anche ai primi concerti loro che facevano a Roma siamo sempre andati, quindi è sempre stato un rapporto di stima. Poi ci siamo rivisti gli ultimi mesi a Roma e pure lì lui ha sentito la traccia e ha detto fighissima ragazzi, facciamo insieme. Ho detto beh, figurati, ovvio, certo. Quindi è nato molto, diciamo, spontaneo come progetto. Beh, la mia vita è cambiata. Io alla fine sono sempre lo stesso, anche i ragazzi. È cambiata nel senso che è iniziata che vivevo in Olanda. Si è fatta seria quando sono tornato, sono andato a Milano a vivere. Il grande salto l'abbiamo fatto con Marilyn, direi, è la prima traccia che ha fatto 1 milione. E niente, la mia vita è cambiata nel senso che ora sto molto più a casa a scrivere tracce, a fare beat, vedo meno gli amici, che tra l'altro quelli veri ovviamente sono rimasti a Roma, però ecco, ci stiamo dedicando di più proprio al lavoro dietro le tracce. Prima di scopare il mio tribal film dice che non è PC, che il suo cielo a Marilyn, sniffing cocaine perché ho ci fatto a Persia. Più parliamo di ragazze è perché più abbiamo problemi in quel periodo, forse, nel senso che è una tematica che tocca a tutti, l'amore alla fine, il rapporto con una ragazza abbastanza viscerale, c'è chi ne parla di più, c'è chi ne parla di meno. Noi non parliamo tanto di affari di strada, di droghe, parliamo più di quello che ci passa nella testa,
lì per lì. E quindi sì, le ragazze. Già quando abbiamo iniziato le prime volte a fare tutti i primi testi, già non trattavamo quella roba lì. Ma perché non lo siamo, non so come dire, non siamo ragazzi normalissimi. Cioè, ci piace divertirci, ci piace ogni tipo di musica, ci siamo sentiti, quella musica ce l'ascoltiamo tuttora. Però appunto ci sono cose che ci hanno influenzato più di quelle, ecco. Ci viene più naturale parlare di ciò che parliamo, ecco. Ragazze, problemi, quello che sia, insomma. Ciao ragazzi di S Magazine, grazie mille per averci ricevuto, per aver accettato la possibilità di raccontarci. Ci vediamo presto. Bella raga. Bella per i ragazzi di S Magazine, questa è la nostra prima intervista. Ascoltate il disco. Ciao S Magazine, grazie di tutto dell'intervista. Tauro by Young Pava. Penso dipende da cosa dipendi, da cosa ti prendi, da chi dipendi, cosa domandi, che cosa vuoi se lo pretendi, che cosa come lo chiedi, se prendi le cose troppo sul serio solo le prendi.